Atletico Rocca Massima, 5 vittorie, punteggio pieno e andiamo ad analizzare questo score piuttosto importante, questo cammino per la formazione di Milano Antici con Andrea. Un gol anche per te a sigillare l'ottimo momento di questa formazione. Sì, è un ottimo momento per noi, abbiamo fatto 5 vittorie di seguito, oggi era uno scontro diretto per la lotta al campionato e fortunatamente è finita 3-1 per noi, con un gol mio anche, ma ringrazio la squadra che tutta insieme siamo un bel gruppo di 15 persone che andiamo avanti fino alla fine e speriamo che continuiamo così fino a fine campionato. Con Catanzariti analizziamo questa sconfitta, il primo banco di prova non è andato bene per l'Accademia Sport, per voi finisce la gara, battuti, finisce anche l'imbattibilità della vostra formazione, avete addirittura terminato con un uomo in meno e addirittura lei è stato allontanato. Sì, sulla mia espulsione non commento, mai espulso in vita mia, non ho detto niente, però vabbè, c'è mai espulso. Mi ha detto che mi dà spiegazioni dopo, ci credo. Ecco, mister. Però non parliamo di questo che non c'è. Sull'imbattibilità, abbiamo giocato con Rocca Massima in uno squadrone. C'è poco da dire. Io esco ancora confortato dalla partita di oggi. Si può perdere il secondo tempo. Ce la siamo giocata alla grande con la squadra, per me più forte del girone. Io posso fare i complimenti ai ragazzi. Un po' il primo tempo abbiamo pagato due errori, ci hanno punito subito. Bravissimo Rocca Massima, però io esco confortato dalla partita di oggi, ancora non ci hanno dominato. Ce la siamo giocata.